Presidente, ma arbitro, ex arbitro Tagliavento, conosce bene l'ambiente, com'è la doppia vita adesso da quello che era sul campo a guardare le partite, adesso a esserne un vicepresidente di una squadra? Beh, non è innanzitutto una doppia vita, perché io oggi sono il vicepresidente di una società di calcio, che è la Ternana Calcio, e che mi onoro di rappresentare. Sicuramente quello che è stato il mio passato rimane, l'uomo che sono oggi lo debbo ai miei 20 anni di arbitro di calcio. Mettiamo a frutto quel tipo di esperienza per cercare di avere un bagaglio in più in questa nuova. Non si può non parlare un po' di VAR con lei, caro Tagliavento. Come sta andando il VAR? Ah, guardi, io la Serie A la guardo pochissimo, vedo quello che succede in Serie B, è sicuramente uno strumento estremamente importante. Il mio ultimo anno è stato il primo della VAR, avevo molti dubbi, poi sono bastati 45 minuti della prima partita per capire invece le grandissime potenzialità. È uno strumento che può salvare in tante occasioni la vita e la carriera di un arbitro, indubbiamente è uno strumento che va utilizzato con una certa parsimonia, perché comunque è uno strumento importante per cercare di sanare i grandi errori, non deve fare il risso dei carabinieri che deve andare a cercare qualcosa di così particolare e magari poco evidente. Ma dove potrebbe essere migliorato? Allora, guardate, io se dobbiamo incentrare tutta la serata su questa cosa non mi sembra il caso, se dobbiamo parlare anche di Ternana e di altre cose. Come ho detto prima, andrebbe migliorato, se va migliorato, perché poi ci sono persone molto più autorevoli di me che ci lavorano, è uno strumento fondamentale, importante, che va ovviamente ogni volta gestito in una certa maniera. Ecco, parlando di Serie B e di questo campionato molto particolare, che state affrontando dopo una galoppata pazzesca fatta lo scorso anno, quest'anno ovviamente i risultati che sono alterni, l'obiettivo è quello della salvezza. L'obiettivo della Ternana Calcio è quello di fare bene domenica per domenica. Quello che sarà la vita della Ternana lo scopriremo a marzo. In marzo-aprile ci renderemo conto di cosa sta lottando la Ternana. Il primo obiettivo ovviamente è quello di riuscire a toglierci da posti poco delicati e poi comunque cerchiamo di lavorare e progettare al meglio il nostro futuro. Avete una proprietà molto forte, molto importante, ma c'è un sogno, portare una squadra umbra in Serie A? Cioè... Beh, il sogno è portare la Ternana semmai in Serie A. Cioè... Noi abbiamo un presidente estremamente ambizioso, che quando fa le cose le fa sempre cercando di farle al meglio. Abbiamo iniziato un percorso, siamo in Serie B da pochi mesi, cerchiamo di capire dove siamo in maniera che poi riusciremo magari in futuro a capirlo bene e a fare qualcosa per migliorarci. Un consiglio agli arbitri giovani, anche perché quest'anno ce ne sono tanti, da lei che ha tanta esperienza. Di divertirsi, di metterci tutta la passione del mondo, perché sono due elementi fondamentali per il successo. Una curiosità, a proposito invece, tra un po' si apre la finestra di mercato, quale pensiero avete su questa finestra di mercato, se la persona farà delle operazioni particolari e se vuole anche lanciare una sorta di appello ai Gletodia per una maggiore interazione? Allora, guardate, io sono il vicepresidente della Ternana Calcio, mi occupo di tantissime cose e fortunatamente non di mercato. Quello del mercato lo lascio completamente al mio direttore sportivo, che è bravissimo e che saprà fare quello che dovrà fare.